Attenzione, in questo video ho voluto volontariamente fare il cretino per fare un po' un'imitazione, un po' una parodia di tutti i game player italiani, americani, di qualunque lingua, che impazziscono davanti allo schermo, si eccitano davanti a giochi che non hanno mai giocato e non sanno neanche giocare e quindi a volte sembrano un po' cretini. Quindi prendetela con simpatia, non disiscrivetevi dal canale perché pensate che mi sia venuto improvvisamente un ictus, non mi è venuto, lo sto facendo di proposito, e quindi divertitevi come probabilmente mi divertirò io a registrare questa roba. Bella a tutti ragazzi, sono Mr. MG e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Showdown, questo simulatore a cui non ho mai giocato e giocherò adesso, ignorantemente, con un team che mi ha passato un amico, dato che sono molto famoso e mi vuole rubare gli iscritti quando gli faccio pubblicità passandomi il team. Non è vero, questo team l'ho fatto io, non prendetemi per scemo, ogni volta sussurrerò le cose giuste perché sennò vi iscrivete tutti dal canale. E comunque, siamo contro un team che sembra davvero interessante, c'è quell'Hippowdon che probabilmente un attaccante speciale, lo sappiamo tutti che è un difensore fisico, quel Tyranitar che non ho idea di come funzioni, però comunque giocheremo questa partita e la perderemo, però comunque riceverò 500.000 visualizzazioni e tantissimi mi piace, tanti commenti di sostegno e ancora più commenti che mi chiederanno di fare FIFA. Allora, affrontiamo questo team, con chi potrò iniziare? Dato che lui probabilmente inizierà con Hippowdon, chi posso mandare in campo se non il mio Talonflame? No, invece manda in campo Tyranitar, che veramente vuole fare il cretino, vuole mettere il Vitoroccia. Io vi faccio fuoco fatuo. Wow, che bello! Allora, cosa farà questo Tyranitar? Non ho la più pallida idea. Oh mio Dio, ragazzi, questo simulatore è il simulatore più epico a cui io abbia mai giocato. Che bello, che bello! Oh mio Dio, cosa succederà? Questa è la parte in cui normalmente si taglia perché non succede niente, succede di solito qualcosa ogni 5 minuti e quindi si taglia perché non si ha nulla da dire. Quindi si potrebbero fare mille ipotesi su cosa succederà. Probabilmente mi farà pietrataglio e mi distruggerà, però io almeno voglio scottarglielo perché questo è un Artemira che ho utilizzato nella MSM, la Miss Showdown Marathon, e fa i suoi cavoli amari. Invece no, va di tua onda. Ci siamo scottati e paralizzati a vicenda, quindi adesso probabilmente switcherò per non farmi beccare nel sacco e mandare un campo Skarmory che può comunque mettere le vitroccia. Oh mio Dio, Tuonolanta! Non me lo sarei mai aspettato questa mossa, non l'ha mai utilizzato Tyranitar. Non utilizzavano mica un Tyranitar così nel torneo di Showdown e quindi adesso lo utilizzano tutti perché è forte. Oh mio Dio! Se adesso ci fosse la webcam mi vedrete cadere dalla sedia. Comunque, ogni riferimento a KSC è puramente casuale. Mandiamo un campo Skarmory che incassa bene Tyranitar. Dark Pulse, aia! Questo è inaspettato. Questo è inaspettato. È il momento di mandare in campo il nostro Excadrill, che con un terremoto fa casini. Fa casini. E probabilmente contro il suo Excadrill avremo modo di far recuperare vita Skarmory. Sandlash comunque è un difensore fisico niente male. Si utilizza il Never Used. Allora, oh mio Dio, quanti danni! Nero Pulsar! Allora, mandiamo in campo Excadrill che si incassa le mosse speciali come se non ci fosse un domani. E lui non ha nessuno di tipo volante, quindi terremoto fa danni a tutti. Magari un po' meno di Hippowdon, che metterà le vitroccia. Mi si è addormentato il piede perché mi sono mosso troppo velocemente. Nero Pulsar, 24. Li fa i suoi danni però, li fa. Lo sfidiamo probabilmente sì, quindi terremoto e danni. Ha due Pokémon con Sandstream. Quindi Tempesta di sabbia go go. Hippowdon, appunto. 31%. Aia. Aia. Rimaniamo in campo, ma andiamo in campo Gyarados. Gyarados in questa lotta fa il suo sporco lavoro. Vai, Gyarados. Va di Levitroccio, ok. Adesso il fatto è, facciamo sostituto? Sì. Sostituto. Così non mi può fare Tuononda. Whirlwind, ok. Devo fare. Ullala. Andiamo di nuovo di fuoco fatuo. Andiamo di nuovo di fuoco fatuo. Se lo scottiamo è un bene. No, manda in campo Tyranitar. Adesso, switchiamo o prima facciamo un Roost. Devo aspettarmi all'entrata di Tyranitar, se devo essere onesto. Andiamo di Roost, perché siamo difensori speciali. Paralizzato. Seriamente? Seriamente? Paralisi Crit? Paralisi Crit. Alla lunga la vinco io, amico, quindi non ti conviene tanto rimanere in campo. Sempre se non axi come un dannato, Nero Pulsar. Dovrei arrivare a vita piena prima o poi. E nel momento in cui se ne va via Tyranitar è un bel guadagno per tutti noi. Switcha, va su Sandslash. Non ci credo. Non ci credo.
Vi dico perché no, perché adesso lui ci fa una mossa di tipo roccia, non possiamo switchare, possiamo soltanto sperare di scottarlo, è vero, c'è ospida, potevamo fare roost, vabbè, mannaggia agli Axe. Allora, Gyarados, lui però è veloce, lui però è veloce. Diamo in campo Skarmory e facciamo un roost, dato che lui non è speciale, dato che lui non è speciale, roost. Rust, rust, rust. Va di knockoff, ci leva il Bitor Solelmo, potrebbe essere un problema. Però almeno possiamo fare rust e mettere le nostre levi di roccia. Quindi Stealth Rock andrà probabilmente su qualcuno per beccarsi la tossina adesso. Nidoking, appunto, levi di roccia. Quindi Nidoking, cosa vuoi fare, caro mio? Cosa vuoi fare? Io vado su Scilla, perché lo so che ha fulmine, però... Eccolo là, lanciafiamme. Non voglio beccarmi due lanciafiamme su Escalera adesso che lo mando in campo. Quindi, Tarkas. Tarkas. Entra in campo. Mold Breaker. Sludge Wave. Immune. Beach. E Terremoto. Che con la Liquidro c'è in campo potrei forse buttare giù il Podon in due colpi. Appunto, fai un più del 31. 29, no. Speriamo nel tentenamento. Tentenna, 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 tentenna. Il fare il cretino all'inizio del video ci ha fregato tanti. Scusate, torniamo nella fase cretina. Oh mio Dio, ha fatto il 29%. Oh, questo è il gioco più epico a cui abbia mai giocato. Vabbè, basta fare il cretino, sennò poi la gente si offende. Flinched, flinched, bitch, terremoto e Podon se ne va via. O qualcun altro. Southland, si prende il terremoto, babam, critico, buttato giù. Buttato giù. Adesso siamo più o meno pari come Axe avvenuta. Manderà in campo Nidoking o il suo Excadrill per cercare a fregarci con terremoto, perché il suo ha Rema Sabbia mentre il mio ha Mold Breaker. Ha il bellissimo Mold Breaker. Oh, Excadrill, Excadrill, appunto. Contro Excadrill vogliamo utilizzare Skarmory. Andiamo in campo Skarmory. Terremoto. Adesso il fatto è, cosa vuole fare? Vuole mandare in campo il Podon per recuperare vita. Ne sono sicuro, ne sono sicuro. Però possiamo fare Roost, perché se manda in campo il Podon, poi possiamo tranquillamente anche fare Tossina. Anche se facciamo meglio a fare Whirlwind. Adesso io mando direttamente in campo Escadrill, perché mi aspetto un fulmine su Gyarados. Tarkas! No, lancia fiamme! Critico! I critici non sono una bella cosa. Andiamo in campo Gardevoir e facciamo Psyshock, semplicemente perché non so se è scarfato. No, avrà probabilmente la Life Orb. Oppure facciamo Psyshock, dai. Ok, Tyranitar, potevo aspettarmelo, se devo essere onesto. Adesso mi aspetto un Tuononda. Mi aspetto tantissimo un Tuononda. Quindi manderò in campo il mio Raikiri, Raikou, che comunque è difensore speciale. Non so se è misto con terremoto, però l'entrata migliore adesso è Rego. Non abbiamo più Tarkas. 26% di danni. Adesso il fatto è che mossa utilizzare. Non c'è più la sabbia. Andiamo di palla ombra o di Volt Switch. Babam. Cosa vorrà fare adesso però? Sacrifichiamo Scilla, che ormai tanto. Mo ci muore di scottatura lui. Cosa farà? Autononda? No, Nero Pulsar. E ciao ciao Tyranitar. Ciao ciao. Chi manderà in campo adesso? Io mando in campo Iralin. Carissima Iralin. Lui vuole mettere la sabbia, ovviamente, perché gli conviene. E adesso io voglio fare Energy Palla. Energy Palla. Il problema adesso è con chi pararsi da Nidoking. Fino a quando non finisce la sabbia. Perché i Podon, quelle di Podon durano 8 turni, mi pare, se non sbaglio, perché non aveva gli avanzi. E Excadrill lo possiamo gestire con Skarmory. Sandslash. Ah, che abilità ha Sandslash? Sandrush. Quindi ci ho sfida tantissimo. Andiamo in campo Skarmory. E cosa farà? Knock off. Rapid Spin, aia. Aia. Adesso io cosa voglio fare? Io voglio stallare la sabbia. Voglio stallare la sabbia.
Senslash. Adesso Stealth Rock, perché se l'aspetterà di nuovo, secondo me. No, Koff, appunto. Stealth Rock. Adesso tu fai Rapid Spin e mentre fai Rapid Spin io ti avveleno. Ok, interessante. E una volta avvelenato, duri molto di meno. Duri molto di meno, caro mio. Adesso Will Wind di nuovo. Secondo me switch adesso. No, rimane in campo. Non farlo andare su Nidoking. Ah. 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 Sludge Wave. Critico. 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 Aralin, fai il tuo Psyshock. Il problema adesso è se switcha su Excadrill. No, va su Sandslash. Non vuole farsi prendere danni da Excadrill. Però adesso possiamo fare la Super Predict. Nel senso che lui si aspetta l'entrata su Skarmory. Quindi va su Nidoking. E quindi Nidoking lo buttiamo giù. Il fatto è adesso, senza il Bitorzolelmo, come buttare giù Excadrill? Senza il Bitorzolelmo, come buttare giù Excadrill? Probabilmente a suon dentro forse fuoco, però dobbiamo prima andare in capo Skarmory e stallarlo tantissimo. Tanto comunque ci shotta il nostro Gardevoir. 24%, ok, fa più danni di quel che pensassi. Dovevo avere un po' più di vita con Gryphus. Non ha missato, vabbè. Se non lo buttiamo giù con un intro forza è GG. È GG tantissimo. Allora, Hidden Power Fire. Non lo buttiamo giù. Lui va di metà testata, rimane con 4% di vita. GG. Molto combattuta. Salve a tutti ragazzi, per fortuna c'è Mr. PG, ecco con un nuovo episodio di la Ladderlock. Sì, ricomincio da capo a fare il cretino perché mi sto divertendo. Adesso farò un video di mezz'ora che monterò in 15 minuti ed uscirà un video di 5 minuti. Però comunque mi vanterò di averci messo 5 ore per montarlo. Così penseranno che sia un bravo gameplayer e che mi merito tutti i soldi che faccio. Vabbè, se li meritano i soldi che faccio, però comunque. Non ci mettono 5 ore a montare quei video, di questo è sicuro. Basta. C'è gente che dice che ci mette 5 ore a montare un gameplay del cavolo. Non ci mette 5 ore. Non ce li mette. Comunque, questo episodio abbiamo contro un team interessante. Interessantissimo. Questo episodio sarà uno sfogo verso tutti quei gameplayer che urlano contro lo schermo. Fanno là, però ostentano lavoro che non c'è dietro. Perché c'è il lavoro di montaggio, ma di sicuro non ci sono 5/6/7 ore di montaggio al giorno. È una minchiata. È una minchiata. 5-6-7 ore ce le metterà PewDiePie che fa 3 video al giorno. E vabbè, ce le fa 5 danni soldi, però ci fa 3 video al giorno. E ci fa 5-6-7 ore di montaggio, registrazione e caricare video. Quindi no, non ci mettono 7 ore solo a montarli. Basta con queste minchiate. Comunque, le video ce le vogliamo mettere in campo subito. Lui inizierà molto probabilmente con il suo Garchomp. Garchomp che si troverà contro un Gyarados o un Gardevoir. Inizia con Rotom, interessante. Io vado subito di Moonblast, ignorantemente. Ignorante. Questo episodio riceverà talmente tanto odio che non ho idea. Allora, è entrata in campo di Metagross, quotata a quanto? A tanto. A tanto. È un capo Talonflame. Perché dovresti prenderti un Moonblast? Non ha senso. Non ha senso. Vabbè. Ore e ore di overpredict. Senza motivo. Potete invitare quelli che si arrabbiano. Senza motivo, sottolineerei. Comunque, Silver, mandiamo in campo Tarkas. Tarkas in questa lotta è una manna dal cielo. Semplicemente perché con terremoto distrugge tutto. Distrugge tutto. Cosa farà? Tossina? Terremoto. Terremoto. Babam. Dancing Grim. Mamma mia. Mamma mia, Excadrill. Quanti danni fa? Chi manda in campo? Quello che se lo incassa meglio è Garchomp, non Rotom di sicuro. Non Rotom di sicuro.
Ti mando in campo adesso. Mi aspetto tantissimo un Garchomp. Tantissimo proprio. Escadrille. Quanto mi piace quando fai così. Quanto mi piace. Andiamo in campo Gryphus. E proviamo a mettere le vite roccia. È arrivato Kung Lmao. Oh mio Dio, terremoto! Che prendi che epica, ragazzi! Che prendi che epica! Se i Poketuber avessero lo stesso approccio che avessero i gameplayer ai giochi, certi gameplayer almeno ai giochi, non tutti, alcuni mi fa piacere anche a me guardarli, secondo me sarebbero due opzioni. Ci seguireste di più? Diccelo. Magari qualcuno che è iscritto a Xmurri, FabioJ, quelli là, vi piacerebbero di più dei gameplay così? Non li farò probabilmente. Ho messo Steltrocco 2 turni di fila. Sono stupido, sì. Non lo so. Un quiz. Seguireste più uno Poketuber che fa così o uno serio come quelli che ci sono in giro in questo periodo? Non lo so, ve lo chiedo. Perché da un punto di vista sì, ci prenderemmo più iscritti di quelli che sono, diciamo, un po' più piccoli, non hanno approccio al videogioco competitivo di Pokémon e che quindi non seguono molto il competitivo. Però da un altro punto di vista perderemo chi segue semplicemente perché vuole vedere il competitivo e a cui piace vedere il competitivo. Adesso avrà capito che non può fare niente, quindi Switch l'ha di Whirlwind. È una questione, perché avremo sicuramente più iscritti, però avremo una fascia di iscritti sicuramente con un'intelligenza media molto più bassa. Non per insultare, è oggettivamente intelligenza media, ovviamente, perché prenderemo una fetta di iscritti più giovani. Anche se ne abbiamo molti di iscritti giovani. Volcarona mi dispiace. E tra capo Vivain. Continuo a fare Whirlwind. Facciamo i bastardelli. No, Koff. Devo fare Tossina ora che ci penso. Trancampo Volcarona. Volcarona che se vuole fare una mossa a fuoco la farà su Rekou che poi fa Ball Switch. Anzi no, fa Entroforza. No, fa Fire Dance. Aumenta l'attacco speciale, mi dispiace che non ti serva più di tanto. Anzi no, facciamo Fulmine direttamente. Io avevo un canale di gameplay, non so se lo sapete. Proprio gameplay, avevo fatto Outlast e Dark Souls 2. Però probabilmente molti di voi non lo sanno perché era un canale di gameplay in inglese. E quindi l'ho spammato un poco, poi l'ho lasciato perdere perché non mi piaceva. Adesso sto pensando di fare un canale di Pokémon in inglese, in cui farò molto probabilmente una Ladderlock e una Miss Shadow Marathon. Farò probabilmente una ventina di episodi, cercando di arrivare almeno a 100 iscritti inglesi, e poi inizierò a fare lotte con gli inglesi, farò due Mission Shadow Marathon differenti. Vi troverò probabilmente un nickname in cui non capirete che sono io cercandomi. Adesso contro Weavile mandiamo in campo Skarmory. Sarebbe una cosa divertente, mi piacerebbe mettermi alla prova da questo punto di vista, per due motivi, per migliorare l'inglese e perché in inglese potrei avere molti più iscritti e avere molto più confronto per migliorarmi, diciamo, sia dal punto di vista del battler sia dal punto di vista dell'inglese. E probabilmente lo farò appena finisce la serie di Spectrobs, perché Spectrobs 2 non lo porterò tanto presto, probabilmente lo porterò l'anno prossimo, e perché prende poche visualizzazioni adesso. Expansion. E perché ci mette molto a farsi Spectrobs. Vi dico che in 18 episodi ho fatto 45 ore di gioco, mentre in 5 ore di maratona probabilmente farei lo stesso numero di episodi, quindi magari mi conviene fare la maratona per un poco, anche perché piace di più a voi soprattutto. E perché la maratona è un video che mi piace fare, vi piace vedere, vi piace fare anche voi perché partecipate, e quindi prendo tantissimi piccioni senza fave con la maratona. Mi potete anche sfidare, e praticamente facendo una maratona a settimana avrò 7 video a settimana. Adesso ne sto facendo uno ogni 2 giorni semplicemente perché voglio prima mettermi in pari di video. Faccio come Dark Devil che c'ha sempre almeno una settimana davanti di video. Intercampo Sylveon. Tossina. Tossina. Sarebbe bello arrivare a talmente davanti di video e poter gestire due canali. Però sarà difficile iniziare in inglese perché ci sono come al solito i colossi che hai poca interazione perché appunto sei italiano.
e non sei nella community inglese, quindi non hai il supporto che magari puoi avere da amici inglesi e non hai la pronuncia che puoi avere un po' che tu per inglese. Però comunque c'è gente che non è madrelingua, come per esempio PewDiePie, tornando al discorso. PewDiePie nei suoi primi video non parlava molto bene inglese, poi è diventato bravo appunto continuando a parlare. Whirlwind. Sto parlando perché non c'è nulla da dire in questa lotta, è uno stall. È uno stall elevatissimo, in cui finiremo contro Metagross probabilmente. Cosa fai con Weavile? Cosa fai? Knockoff, ok, tossina. Il problema è non poter scottare, avvelenare Metagross. Probabilmente lo scotterò con Talonflame e farò lo stronzo fino a quando rimarrà in campo. Allora, avvelenato? Sì. Quindi Whirlwind. Danza spada, mi dispiace. Tre capo Metagross. Ti prende il 6% di danni. Ancora Whirlwind. Metagross non è che possa fare molto. Potrebbe anche forfettare l'avversario, perché ci penso, Flinciato! Whirlwind. Vero che non abbiamo più il pitoso elmo. Hammer Arm. Perché? Weavile. Adesso però ci muore di tossina, quindi non vale la pena fare un altro Whirlwind. Facciamo Roost. Tutta tranquillità. Ice Punch. Ci vuole congelare probabilmente. Sì, non vale la pena fare Whirlwind. Facciamo Roost. Almeno siamo a vita piena e quindi siamo tranquilli. Chi di voi è inglese? So che c'è qualche iscritto inglese. Non faccio nomi, caso mi dà fastidio, ma ho qualche iscritto inglese che vive a Londra. Knock off. Potevi fare gelo pugno, almeno ci potevi congelare. Ok, chi entra in campo adesso? Sylveon. Sylveon, qui facciamo un Whirlwind. Guardi, Dazzling Gleam, critico. Entra in campo Metagross e noi facciamo ancora Whirlwind. Hammer Arm, ci fa danni, diminuisce la velocità. Whirlwind, entra in campo Sylveon, che va giù, adesso entra in campo Metagross. Potevo anche evitare di minacciare così tanto e mandare direttamente qualcun altro. Adesso cosa fa Metagross? Noi mandiamo in campo Talonflame, dai. Che lo speeda, sicuramente. Zen Headbutt. Adesso il fatto è Will-O-Wisp? Sì, Will-O-Wisp. Sempre se non missa. Ok, scottato. Zen Headbutt, non ci butti più giù, mi dispiace. Adesso me leggiamo. Roost. Stanno durando moltissimo queste lotte. Eventualmente, se la terza lotta durerà più di un quarto d'ora, potrei spezzare questo episodio in due parti. Potrei davvero farlo. Allora, Metagross. Devo di Brave Bird ormai, dat. Un po' di danno in più. Perché non voglio far uscire video di 40 minuti. Non sono belli da vedere. Perché... oddio, qualcuno si guarda probabilmente. Zenedbat. Quanti danni abbiamo fatti? 14%? E facciamo andare capo in questo turno, dai. Non facciamolo durare 40 turni. Quindi Brave Bird. 15%. Arriva all'11%. E va capo. GG l'avversario. E quindi, prossima lotta. Per un momento mi era venuto il dubbio, ma io ho cambiato un po' con questa parte. Poi mi sono ricordato di aver cambiato Talonflame. Comunque, se sentite l'audio un po' diverso, è semplicemente perché mi sono steso. Sto registrando da steso. Mi fa male la schiena. Mi fa molto male la schiena. Comunque, lead avversario, Terrakion. Scontato, molto scontato. Ma andiamo in capo Gardevoir. Invece no, Archeops. Archeops che non gradisce Elfan. Coolpox. Gradisce un Moonblast, perché se lo colpiamo prima gli dimezziamo l'attacco, perché sono quasi sicuro di fargli almeno mezza vita. Lo portiamo al Sash proprio. E Smash. Non ci butta giù con Smash e si butta giù da solo. Ok, adesso sa che siamo scarfati. Entrata molto probabile di Scizor. Invece no, entra in campo Hitler. Bam, 32. Gli abbiamo aumentato l'attacco speciale, non era una cosa prevista questa. Però noi li facciamo adesso un altro colpo. Sì. Tanto abbiamo Talonflame. Fa Brave Bird e ciao ciao Hitler. 34% di danni. Noi abbiamo aumentato l'attacco speciale, per fortuna.
Adesso è da 2.5. È pericoloso Serperion nel momento in cui gli ha lasciato aumentare molto l'attacco speciale. Fa a più 4, fa e più del 50% a Chansey. Allora, buttate giù due Pokémon avversari. Per il momento abbiamo il vantaggio. Entrata scontata del Tundurus avversario, su cui prenderò probabilmente in campo, ecco, Disfucker, questi soprannomi. Ma andiamo in campo Excadrill, perché ha Sorbivolt, quindi non possiamo mandare in campo Raikou. E adesso possiamo incassare i suoi colpi. Magari non un Focus Blast, non lo so. Non un Focus Blast. Quindi, cosa facciamo? Devo mandare in campo Raikou. Raikou, our only chance of victory. Palombra fa il 36. Fortuna. Fortuna. Però Palombra fa 80. Entro forza ghiaccio fa 120. Quindi dobbiamo fare entro forza ghiaccio fin da subito. Almeno. No, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto l'axe della drop di difesa speciale. Catch a break. Catch the ball. Allora, Terrakion è scarfato? Non vale la pena chiederselo perché abbiamo Skarmory che incassa tutti i suoi colpi. Stone Age. Quindi, Levitoroccia. Mr. Mustachio. Contro Mr. Mustachio andiamo in campo Gyarados. Perché è Gyarados? Perché Gyarados è resistente alle mosse acqua. Può usare sostituto e poi Dragodanza. Non fare Will-O-Wisp. Vai di scaldo, non ci scottare. Ci scotta. Ci scotta. Adesso però Dragon Dance. Cosa vorrà fare? Shadow Ball fa il 22%. Ok. Ci conviene mettere un sostituto. Vorrevo tanto che switchasse, così facevo un cascata su qualcun altro. Allora, ma il prossimo colpo non vale la pena fare ancora danza. Facciamo danni, tanto vale. Palombra. Se non ci avesse scottato con la scalda avremmo vinto di Gyarados. Peccato. Scilla non ha i momenti per brillare in questi episodi. Palombra. Adesso scelta unica, diciamo, non neanche migliore, unica, è Fulmine di Raikou. Perché non so se lo butta giù, però fai danni a tutti in generale. Non lo butta giù, infatti. E ci fa scalda. Che ci scotta. Maledizione. Maledizione, Mustachio. Maledizione. Allora, adesso abbiamo uno Skarmory per buttare giù Terrakion e un Talonflame per scottare Scizor. Ma andiamo in campo Skarmory adesso, che ha Whirlwind. E a suon di Whirlwind rimarrà soltanto Scizor. Debo. Adesso Roost. Non voglio rimanere fregato da due crit di Stone Age. Roost fa 45%. Non dovrebbe fare due crediti di storage, possiamo prenderci un momento per fare tossina. E Debo non rimane avvelenato. Roost. Entra in campo Scizor, il suo Manny, che non, se non ha, come si chiama, The Fog, non se la passa bene, perché noi possiamo fare il Whirlwind a go-go e far perdere vita a tutti e due. Tossina. Va di cross combat, diminuisce le sue difese. Non ti conveniva, secondo me. Ti conveniva sperare nel crit di Pietra Taglio. Adesso è avvelenato. E quindi manca poco fino a quando non manderò in campo il mio Talonflame. Ora che ci penso, però, ha forfettato. Stavo pensando a qualche strategia. Nel senso, nel momento in cui andrà KO, vado in campo su Talonflame, così faccio fuoco fatto su Scizor. Comunque, questo è tutto per l'episodio di oggi. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Mettete mi piace, almeno 15.000 likes, ok? No, basta. So che un sacco di gente si arrabbierà per questa cosa, però prendetela a ridere. Se dobbiamo fare un discorso alla fine, il problema di YouTube non è come molti dicono che sono certi gameplayer. Il problema è che si lamentano con i gameplayer. Perché una cosa è girarla a scherzare, ma una cosa è odiare senza motivo. Questo è il problema di YouTube. Non odiate. Siete tutti amici. E lasciate molti mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!